E arriva la fine della guerra. Da cosa vi siete accorti voi? Da cosa si sentiva che stava finendo tutto, diciamo? Dai giornali, dalla radio, nelle case c'era la radio, si sentiva. Poi dopo, prima avvisargli che erano vicini, non si sentì dalla parte di Padova, si sentì dalla parte di Venezia. Perché dopo Venezia, sulla strada Romea, a Chioggia c'erano i fortini, qualcuno l'hanno sotterrato perché non sono riusciti a romperlo. Più avanti è dove c'è l'abbazia, là c'è stata la resistenza, ci sono 4-5 fortini ancora tutti in Ma piedi, l'abbazia di Pomposa, di Pomposa, in fondo. e là si sentiva che c'era il combattimento, Ma voi gli scoppi. sentivate l'orecchio voi? Sì, io A così gli scoppi. distante? Da 100 km sono quasi. 70-80 km saranno. Quando non si sente la notte, c'era meno rumori che c'è adesso, è brontolio, si sente. Quindi voi sentivate questo. Se si dice ormai siamo vicini, ormai siamo vicini. Tant'è vero, dopo un giorno, mi sembra, arrivò una compagnia di tedeschi la sera. E vennero in casa e dissero via via, sgombrare tutto. Allora, piazzarono due cannoni nel cortile di Battista. Io e Alfredo si tagliò subito la corda perché o ci fanno lavorare o ci portano via. Insomma, è meglio. A Battista, la caneva. Se non sbaglio si dice così, gli fecero togliere le botti nel cortile e ci misero cavalli. Stettero la notte, tutti piazzati con un mitragliatore qua vicino all'asilo, un altro dalla parte di là, e due cannoni davanti casa. E la mattina, verso le 9, fecero bagagli e via. Loro tentavano sempre di andare verso Padova. Dopo Quindi andavano loro venivano giù da qua, da Treviso. da Treviso, invece di andare verso il confine da Treviso, si vede, avevano ordini differenti, andavano verso Padova, andavano Anche per fare, forse a Padova, per fare gruppo. per fare gruppo, dice. Perché i momenti della resa, se più sono meglio è.